Ignazio Moser risponde alle provocazioni di Barbara D'Urso sul settimanale. Ignazio Moser risponde alle provocazioni di Barbara D'Urso sul settimanale. Chi dopo aver rifiutato le ospitate a Pomeriggio 5 e Domenica Live, Ignazio Moser è tornato a parlare di Barbara D'Urso. Il nuovo fidanzato di Cecilia Rodriguez, ben conscio delle frecciatine della conduttrice e dei suoi ospiti, si è limitato a ribadire che non è interessato alla vicenda. Ma sulle pagine del settimanale, chi ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti dei programmi pomeridiani Mediaset, al figlio di Francesco Moser non sono piaciuti i modi con i quali è stata raccontata la sua storia d'amore con la sorella di Belen. Una storia che, nonostante sia stata condannata e criticata fin dall'inizio, prosegue a gonfie vele. Ignazio e Cecilia sono infatti inseparabili e, tra i numerosi impegni di lavoro, passano parecchio tempo insieme. Ignazio Moser critica i programmi di Barbara D'Urso. Preferisco non commentare. Ha inizialmente fatto sapere Moser alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Subito dopo però il ciclista ha criticato i programmi condotti da Barbara D'Urso. Ho capito una cosa, se avessi ucciso qualcuno, mi avrebbero forse trattato meglio. Chiudiamo qui questo discorso, non mi interessa, ha aggiunto lo sportivo. Dunque, per Ignazio la diatriba è già conclusa, ma sarà davvero così? Quali saranno le prossime mosse di Barbarella e Cecilia? La prima ha smesso da qualche puntata di parlare della nuova relazione della Rodriguez, ma tra un'intervista e un'altra ai concorrenti del Grande Fratello VIP non sono mancate delle frecciatine. Come è accaduto durante l'ospitata a Ivana Mazzova, che ha parlato del legame instaurato prima con Moser e poi con Luca Onestini. Ignazio e Cecilia sempre più innamorati dopo il Grande Fratello. Barbara D'Urso a parte, prosegue a meraviglia la relazione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La coppia non convive ancora, ma il progetto di un futuro insieme c'è già ed è molto forte. Sia Cecilia sia Ignazio sognano una famiglia, ma per il momento preferiscono godersi la quotidianità. Con Cecu sogno in grande, penso a una famiglia. So che prima o poi succederà, assicurato il giovane.